Il mio paese, tre colline, tante casine, come abbracciate l'una con l'altra, tra cui serpeggiano al sol nascoste tante viuzze strette e contorte. Il ramai mi rallegra col picchiare del martello, e l'orefice il mio vanto, emigrando il mio mestier reca ognur da mare a marra. La ricchezza mia son l'ulivo e il castagno montanino, son paese gaio e bello, e mi chiamano Rivello. Le origini della città si fanno risalire all'alto medioevo. Tuttavia, i numerosi reperti archeologici rinvenuti nella contrada detta appunto città fanno supporre che Rivello sia l'erede della città lucana esistente già dal periodo preromano di Sirinos. Notoria la divisione a partire dal medioevo della città in due distinti quartieri: quello superiore, i cui abitanti detti i Bardavati erano legati uno alla chiesa di rito latino San Nicola di Bari, e quello inferiore, i cui abitanti Bardasci erano fautori della parrocchia di rito greco Santa Maria del Poggio. Resistono ancora nella toponomastica fonte dei Lombardi, piazza dei Greci, riferimenti alle due etnie contrapposte che hanno dato vita alla città. Longobardi, sicuramente stanziatisi a seguito delle invasioni barbariche, e Greci, probabilmente provenienti a seguito del suo abbandono dalla non lontana Velia, da cui si dice derivi il nome moderno, Rivello, ovvero Re Velia. Difatti, il motto del comune recita ancora oggi Iterum Velia renovata Revellum, una volta Velia rinnovata in Rivello. Feudo di San Severino, dei Raveschiero e dei Pinelli, Rivello si riscattò nel corso del XVIII secolo, divenendo città libera. L'ultimo feudatario, Oronzo Pinelli, sul rogito di cessione del comune stipulato nel 1719, restituta libertas, oltre 500.000 ducati da pagarsi a rate con relativi interessi, pattuì che ogni anno avrebbero dovuto dare a lui e poi ai suoi eredi una certa quantità di salami artigianali, e precisamente cantare 4 di salami di ogni bontà, così come si fanno in detta terra di Rivello, o missis, a conferma della bontà di salumi che ancora oggi si confezionano in paese. Il popolo, dal canto suo, per timore che arrivasse un altro signorotto, distrusse il castello, del quale oggi si distinguono alcuni spezzoni di mura, costruendovi sopra la cappella della Madonna Addolorata. E ampliando la chiesa madre di San Nicola. Cantara, unità di misura di peso in uso nel regno delle due Sicilie, pari a chilogrammi 89 circa. Il termine deriva dal greco cantare, quintale. Le notevoli testimonianze architettoniche e le numerose opere artistiche testimoniano il ricco passato di Rivello. Le attività più fiorenti erano quelle dell'artigianato orafo e del rame, esportati in giro per il mondo. A testimonianza dello sviluppo dell'attività di lavorazione del rame, basta citare che intorno al 1820
in pieno sviluppo dei moti carbonari, a Rivello si era costituita la setta dei calderai, composta ovviamente da artigiani che lavoravano il rame e soprattutto per produrre calderoni, pentolame e accessori vari. Il XVIII secolo fu quello più fiorente, tanto che vi fu una forte immigrazione che portò ad un notevole incremento demografico, come testimoniano gli archivi ecclesiastici. Purtroppo l'arrivo dei francesi causò un declino, dovuto all'incertezza del momento storico. In seguito al congresso di Vienna e della restaurazione del regime borbonico, vi furono segnali di ripresa, ma il destino era ormai segnato. Con l'arrivo dei piemontesi, dopo l'impresa di Emilia e quindi la costituzione del Regno d'Italia, le scelte politiche dei primi governi, il fenomeno del brigantaggio, la miseria, la mancanza di lavoro, costrinsero centinaia di rivellesi, così come in tutto il centro-sud, ad emigrare per le Americhe in cerca di miglior fortuna. Basta consultare il sito http://www.elisinland.org Searc Pass Searc Asp. Fare una ricerca per cognome e vengono fuori interi nuclei familiari emigrati per gli Stati Uniti e poi per il Brasile, l'Argentina, la Colombia, Uruguay, il Messico, il Costa Rica, eccetera. Dopo le due grandi guerre del XX secolo ripartì l'emigrazione, questa volta in direzione del nord Italia, in particolare verso la Lombardia. Questo fenomeno fu molto marcato fra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70. Il monumento di maggior pregio è senz'altro il convento di Sant'Antonio, posto nella parte bassa dell'abitato, distante dal centro. Edificato a partire dal 1512, conserva sotto le arcate antistanti la chiesa affreschi di Girolamo Tudisco del XVI secolo, tra cui un unicum dell'iconografia sacra, ovvero una crocifissione dei martiri francescani del Giappone. La chiesa, rimaneggiata in forme barocche del XVIII secolo, conserva interessanti tele del XVI secolo, ombreggevole coro ligneo del XVII secolo. Notevoli anche il chiostro, affrescato sempre da Tudisco, e nel refettorio l'ultima cena del Pietrafesa. Al piano superiore è allestito il museo archeologico, con reperti provenienti da tutta l'area del fiume Nuce, antico Talao, e da quella del Lao. La chiesa di San Nicola, risalente al periodo medievale, poi rimaneggiata, conserva una pregevole facciata, impreziosita da una scalinata settecentesca, tele del XVIII secolo e affreschi del XIX secolo. Sottostante la chiesa, la cripta di San Nicola, dalle caratteristiche volte a crociera sorrette da colonnine in pietra locale, che per grandezza è seconda solo a quella di San Nicola di Bari, ubicata sotto l'omonima cattedrale. La chiesa di Santa Maria del Poggio, scenograficamente innalzata come una fortezza sulla sommità del Colle Poggio, risalente anch'essa all'alto medioevo, poi rimaneggiata all'interno in forme barocche. Conserva un fonte battesimale del secolo XVI e un polittico del XVII secolo, e attualmente chiusa per restauro. Siccome la comunità era molto legata alla religione, molti erano i sacerdoti. La tradizione voleva che in ogni famiglia benestante doveva esserci almeno un prete. Questa tradizione contribuì alla formazione di congreghe divise per vie e per cappella. Nel corso del XVIII secolo, a Rivello, si contavano circa 70 sacerdoti. Per questo motivo il paese è ricco di cappelle e chiesette, di seguito elencate. La chiesa di Santa Barbara, che conserva affreschi di epoca tardo cinquecentesca, è probabilmente la più antica. La cappella dell'Annunziata, che conserva affreschi di epoca bizantina. La cappella di Santa Lucia. La cappella di San Rocco. La chiesa di San Michele, attualmente adibita a teatro. La cappella di Sant'Anna. La cappella della Santissima Trinità.
la Cappella del Purgatorio, la Chiesa dell'Assunta, la Cappella della Pietà, la chiesetta della Madonna Addolorata posta sulla sommità della collina del centro detta appunto della Motta, la chiesetta di Santa Margherita ubicata nell'anonima contrada. La chiesa della Madonna del Popolo, posta a valle della collina del centro storico, nei pressi del fiume Nuce. Il santuario della Madonna di Sovereto, eretta nell'Ottocento e nel quale è venerato il simulacro della Madonna Nera ritrovata a Terlizzi, Bari. La cappella della Madonna del Carmine, incontrata a Cammartino. La cappella della Madonna delle Grazie, ubicata in contrada Colla, poco distante dal centro abitato. La chiesa di San Giuseppe nella frazione San Costantino. Frazione San Costantino. Rione Medichetta e Carpineta. Rione, Rotale, le principali contrade. Cammartino, Capodelci, Fiumicello, Molingiuolo, Prato, Vignale Santa Margherita, Mascalcia, Sovereto Sorpa, Sirino Colla. Change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so it's God given. There's a choice we're making. You and me. Well, set up your heart, oh, so they know that someone cares. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, 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 let us realize all that change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Gotta start. We are the ones who make a better day. So let's start giving.
to make it. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Haiti.